Yes, I can, suddenly. Yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into. Yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, buonasera pubblico, buonasera a tutti, che spettacolo, quanti siete, io non riesco a vedervi fino in fondo, benvenuti alla settima edizione della festa della voce di Manduria, il giornale piccolo solo nel formato, oramai insomma devo imparare anche quelli che sono gli slogan del giornale più seguito della nostra cara e amata Manduria. Dopo la serata dedicata al teatro, dopo quella dedicata ai cantastorie, adesso ci leghiamo direttamente alla musica con le sette note musicali. Numero 7 che caratterizzerà questa edizione, perché effettivamente sono 7 anche le edizioni della festa della voce di Manduria. Noi siamo praticamente pronti per iniziare, ma lo spettacolo non può iniziare appunto se prima non chiamo lei. La donna che è tanto, la donna che è tutto, la mia First Lady Maria Rosaria Coppola. Un applauso, grazie. Sarà difficile, però insomma ce l'ho fatta anche quest'anno. Buonasera. È bello salire di nuovo su questo palco. Mi dovevi avvisare perché quella presentazione avrebbe meritato una mia passata dal restauratore, dall'estetista. Sono felice di essere di nuovo qui, su questo palco della voce, di essere di nuovo qui con te, Antonio, bello di zia. Ah. So che qui è iniziato quest'anno il nostro amore, diciamo, l'amore artistico è iniziato qui 2 anni fa. È iniziato e continuerà. So che ti è andata bene quest'anno, In terra meneghina so che i dovrei sogni, toccare un oggetto metallico, no, sogni, e adesso i tuoi bene, sogni si stanno realizzando, vuol dire che il palco della voce porta bene, porta bene. E io gli occhiali, e siccome che sono ciecata, certo, come diceva la grande Anna Marchesini, devo mettere gli occhiali perché come avete capito dal brano iniziale, il tema di quest'anno della voce è quello della disabilità. Io voglio leggervi il brano di una lettera che Jacopo Melio, un
giornalista disabile, ha pubblicato come epica risposta a un papà che è, come dire, andato in villeggiatura in un villaggio turistico, si è lamentato, poi ha postato una recensione negativa su TripAdvisor perché ha detto che la vacanza era stata rovinata perché c'erano dei disabili e i figlioli di questo papà, alla vista di, cito letteralmente, tanto dolore, avevano avuto, come dire, la vita infelicitata. Jacopo Melio ha dato una, non solo una lezione di genitorialità nella sua risposta, che vi invito poi a reperire in rete e a leggere per intero, ma ha scritto anche una cosa che voglio leggere perché è il nostro, come dire, è il motivo per cui abbiamo voluto che la Festa della Voce quest'anno puntasse i suoi riflettori sul mondo della disabilità. La vera disabilità è negli occhi di chi guarda, di chi non comprende che dalle diversità possiamo solo imparare. Disabile e chi non è in grado di provare empatia mettendosi nei panni degli altri, di mescolarsi affamato con altre esistenze, di adottare punti di vista inediti per pura e semplice curiosità. Così la pensiamo noi, e proprio perché vogliamo empaticamente entrare in contatto con questo mondo che ci è intorno, che il tema di quest'anno è la disabilità. E sicuramente poi quello che è, insomma, il fulcro delle serate della Festa della Voce, che è caduto qua, mi perdoni, Arte Music, è il primo danno della serata, ecco qua, tornato subito al suo posto. Dicevo che poi il tema cruciale effettivamente si lega direttamente alla musica. L'anno scorso con Lucio Dalla abbiamo accompagnato quella che è la libertà di parola, di espressione, di pensiero. Quest'anno per l'appunto è la disabilità. E quindi? E quindi credo che sia, visto che abbiamo già parlato della disabilità, credo che sia appena appena il caso di dare voce alla musica. Che dici? Passiamo alla musica, che è il vero, come dire, il vero fulcro poi della festa. Con a voi, per l'appunto, Scelli Stranieri con il mio canto libero. Un applauso. Bocca al lupo. Oh mio Dio! Qua? Ah, qua. Ah, grazie. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Thank you.
e abbiamo voluto aprire col botto. Il direttore artistico Mimmo Massafra, il direttore artistico di questa edizione, e il direttore della Voce di Manduria hanno voluto impreziosire alcuni brani con delle coreografie. Quello che avete appena visto è stata eseguita da Giada Stranieri e Giuseppe Sportillo del club Amici Dance di Maria di Noi e Giada Stranieri. Nel corso della serata avremo modo di conoscere meglio entrambi, sia Giada che Giuseppe. E adesso è la volta di un artista manduriano. Io lo chiamo subito sul palco, Clemente Magliola. Allora, Clemente Magliola, siamo abituati a vederlo in uno storico, come membro di uno storico gruppo di Manduria, di Ota Ota. E lui eseguirà due brani come solista e devo dire che ha insistito veramente tanto perché voleva farli, perché Battisti è nelle sue corde, non solo vocali, ma anche nelle corde della sua chitarra. Lui eseguirà, Clemente eseguirà due brani, Vendo casa, un brano del 71, che la premiata ditta Battisti Mogol scrisse per i Dick Dick, e poi un secondo brano, La collina dei ciliegi, un brano del 73, sempre di Battisti Mogol. Se il maestro è pronto, no, dovete sapere che le corde hanno una particolarità. Quando è scirocco, fanno come gli spaghetti quando li ammolli in acqua, quindi vanno giù e c'è bisogno di tirarle un attimino perché altrimenti l'esecuzione non è delle migliori. Con una chitarra scordata è difficile riuscire a suonare. Sono cotti gli spaghetti, Clemè? Pronto? Yes. Allora, Vendo casa e a seguire La collina dei ciliegi, Clemente Magliola. Niente. Chitarra, niente. L'erba è alta e ormai lo so, dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è, questa casa è tutta un velo. La cucina, guarda che cos'è, piatti sporchi da lavare, e mia madre sempre qui. Che ripete non lasciarti andare, e la gente intorno a me. Vuole guardare, ma di strano cosa c'è? Questa casa ha visto amore, oggi vede un uomo. Da 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 da.
poltrona, fiori e vecchia oramai. Quello strappo è da cucire. Ho la barba lunga come tu la vuoi. Ed ho voglia di dormire. Un panino, una birra e poi la tua bocca da baciare. E la fiamma si alza ancora dentro me. Questa casa è tutta da bruciare. Questa casa è tutta da bruciare. Questa casa è tutta da bruciare. Da ba da ba da. Grazie. La seconda è La collina dei ciliegi del 1973 di Battisti Mogol, sempre cantata questa volta da Battisti. Chiaramente se qualcuno gli va da cantare giù questa magari un pochettino più conosciuta lo può fare tranquillamente o accompagnarmi. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col tuo sguardo quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. E quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me volando intorno alla tradizione? Con un colombo intorno a un pallone frenato e con un colpo di becco bene aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su. Planando sopra boschi di braccia tese. Un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini. Adesso voi. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, se chiudi gli occhi un istante. Ora figli dell'immensità, se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che solo la paura che inquina uccide i sentimenti.
anime non hanno sesso, sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti. Ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina. Che giorno, e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno e farlo rotolar giù insieme, giù, giù, e noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età, e respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. Grazie. Era Clemente Magliola, un applauso ancora una volta. Bene, io non mi sento, eccomi qua, sono tornato. Fratelli di Giacomo, mi scuso con voi, ho fatto un danno allucinante prima, ho fatto cadere Nasta, il microfono, mi scuso anche con Scegli Stranieri che è ancora lì, ma vabbè, dobbiamo andare avanti, è bello della diretta. Adesso continuiamo con la musica di Battisti, perché nel 1977 viene pubblicato un brano che nelle intenzioni dei discografici doveva essere rivolto al mercato statunitense. Per questo motivo prese il titolo di To Feel in Love. Ad eseguirlo nella versione italiana sarà la cantante più giovane della nostra serata e della vicina vetrana, e a maggio scorso ha vinto il Mandurias Got Talent con Amarsi un po' e le coreografie di Giada Stranieri e Giuseppe Sportillo. A voi Chiara Nigro, un applauso. Thank you.
Grazie, grazie. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Benvenuti a questa seconda edizione della Sfilata Lady Curvy 2016. Questo è il secondo anno che questo palco, il palco della Festa della Voce di Manduria, ci ospita, ospita la Sfilata Lady Curvy. E questo lo dobbiamo a Nazareno Di Noi, direttore della Voce di Manduria, e lo dobbiamo anche a Valentina Palumbo, direttore del magazine Noi Donne, ideatrice e realizzatrice di questa sfilata. Facciamo un applauso profondo ad entrambi. L'anno scorso questa sfilata ha riscosso molto successo e abbiamo proclamato come vincitrice Maria Teresa Di Magli, che è stata premiata non solo per la sua bellezza, anche per la sua solarità e soprattutto per il suo sorriso, che noi abbiamo ribattezzato un sorriso senza confini. Anche quest'anno vedremo finalmente una ragazza, un'altra ragazza premiata in questa serata ricca di musica improntata ad un tema molto delicato, che è quella della disabilità. Anche noi della sfilata vogliamo fare un cenno alla disabilità, anche se ci saranno altre manifestazioni in questa serata molto più toccanti, e lo vogliamo fare pronunciando una frase che potrà essere un luogo comune, potrà sembrare un luogo comune, ma è una frase ad effetto. La disabilità è insita negli occhi di chi osserva, perché del resto la disabilità cos'è se non lo sguardo di una persona su un'altra persona, se non un preconcetto, un pregiudizio, un difetto? Che cos'è se non la critica di una persona ad un'altra? Tutti critichiamo, tutti siamo oggetti di critica, anche le ragazze, le donne con qualche chilo in più sono oggetto di critica. Fino a poco tempo fa la magrezza era il simbolo della bellezza, finalmente lo star system, la moda, si sono accorti che le vere donne, le donne col benessere, col vero benessere, sono quelle che hanno qualche chilo in più, con le loro linee sinuose, morbide, belle. E proprio stasera, in questa serata, le nostre 10 ragazze, le nostre 10 donne vi dimostreranno che si può essere sensuali anche con qualche chilo in più. Queste ragazze, queste 10 ragazze, saranno giudicate da una giuria di qualità, presieduta da Sabrina Lanzillotti, presidente. Facciamo un applauso a Sabrina, che è una giornalista freelance che collabora con la Voce di Manduria. Gli altri giurati sono Giovanni Granato, titolare di Pensieri di Marta, negozio di modi e accessori che per il secondo anno consecutivo ha messo a disposizione gli abiti che le nostre ragazze indosseranno. Gli altri giurati sono la hairstylist Alessandra Cimino, titolare di Revolution Team, che ha realizzato le acconciature delle nostre ragazze, la truccatrice Pamela Piccione, che si è occupata del trucco delle nostre ragazze ed è titolare di Essenza d'Oriente, salone di bellezza, il fotografo Salvatore Caraglia, titolare di Fotovideo 2000 di Manduria, e per finire la vincitrice dello scorso anno, Maria Teresa Di Maglie, che è qui con noi. La prima classificata vincerà, oltre alla fascia, l'abito che ha indossato, un percorso benessere presso la masseria Grottella di Avetrana e un servizio fotografico realizzato da Salvatore Caraglia di Fotovideo 2000. La seconda classificata vincerà un accessorio sempre messo in palio da Pensieri di Marta, negozio di modi e accessori, e un servizio fotografico sempre realizzato da Salvatore Caraglia. E la terza classificata avrà in premio un accessorio, una borsa messa in palio sempre da Pensieri di Marta e un servizio fotografico sempre realizzato da Salvatore Caraglia. Prima di entrare nel vivo della sfilata, volevamo dire che delle 10 ragazze che avevamo indicato sui magazine, sui giornali, su internet, una di queste è stata sostituita per problemi di natura personale ed è stata sostituita con una ragazza che era tra le prime escluse nella nostra selezione. Bene, detto questo, prima di cominciare la sfilata, vi chiediamo un applauso confortante per le nostre ragazze. Io mi metto qui a destra e cominciamo ad introdurle.
Cominciamo con la numero 1. Francesca Detrane, 40 anni, di Leverano, infermiera, mamma, persona solare e sorridente. Numero 2. In Mastano, 39 anni, di Manduria, mamma, con la passione per la ginnastica e mangiar sano. Quando poi resti sola, il ricordo, sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo la numero 3, Federica Calò, a guarirmi chi fu. 18 anni, di Manduria, studentessa con la passione del make-up. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. La numero 4, Silvana Blasi, 54 anni, manduriana d'adozione, mamma con la passione per la musica. Anche se non voglio, torno già a volare, e le stelle azzurre e le verdi terre, le discese ardite. La numero 5, Tiziana Anna Tatullo, 48 anni, di Manduria, mamma con la passione per i grandi di gruppo e la lettura. Dove vai quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. La numero 6, Alessandra Puglia, 25 anni, di Manduria, infermiera, dal carattere determinato, dinamico e solare. Quasi disperso in quel letto così ampio, stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai. La numero 7, Raffaella Giurana, 26 anni, di Manduria, mamma con la passione dell'alta cucina. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire. La numero 8, Silvia Delia, 24 anni, di Torre Santa Susanna, studentessa con la passione del teatro. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. La numero 9, Ludovica Viterbo, 38 anni, di Manduria, appassionata di canto e balli latinoamericani. Telefono se vuoi, non
corso ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara. E per finire la numero 10, Federica Piccini, 22 anni, di Manduria, commessa con la passione per la moda. Innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Un applauso. Come vedete? Come vedete, le nostre ragazze sono tutte belle. Non c'è stata nessuna differenza né d'età, nessun limite d'età, nessun limite d'altezza, nessuno status single necessariamente. E adesso, per finire, le rivedrete sfilare in coppia, in due per volta. Cominciamo con Ludovica e Federica. Tutto questo non c'è più. Fiori rosa, fiori di pesco. C'eri ora tu, Silvia e Raffaella. Fiori nuovi, stasera esco. Ho un anno di più. Stessa strada, stessa porta. Scusa se son venuto qui questa sera. Da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Raffaella, Alessandra, perdona, Alessandra e Tiziana. Federica. E le ultime due, Imma e Francesca. Credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi. Signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me quando dicevo posso. Queste erano le nostre 10 ragazze. Fra un po' aspetteremo il verdetto della giuria di qualità. Vi diciamo subito, anzi vi ricordiamo, che gli abiti che hanno indossato stasera le nostre ragazze sono stati forniti da Pensieri di Marta. E dobbiamo ringraziare non solo il titolare Giovanni Granato, ma anche le collaboratrici Daniela Cinieri e Marta Prete, che hanno avuto una pazienza incredibile con noi e a cui voglio fare un applauso. Le ricordiamo anche che le acconciature sono state realizzate da Alessandra Cimino, il stylist titolare di Revolution Team, e il trucco è stato realizzato da Pamela Piccione,
titolare del Salone di Bellezza Essenza d'Oriente. Vi ricordiamo che i premi che vinceranno le ragazze, le prime tre classificate, sono i seguenti. La prima, oltre alla fascia, vincerà il vestito che indossa. Avrà un percorso benessere per due persone presso la masseria Grottella di Avetrana e inoltre vincerà un servizio fotografico realizzato da Salvatore Caraglia. La seconda vincerà una borsa, e sempre messa in palio da Pensieri di Marta, e un servizio fotografico sempre realizzato da Salvatore Caraglia. E la terza classificata avrà un accessorio sempre messo in palio da Salvatore Caraglia e un servizio fotografico realizzato da Salvatore Caraglia, titolare di Foto Video 2000. E adesso sul nostro palco facciamo entrare, accogliendola con un grande applauso, la direttrice Valentina Palumbo, direttrice di del magazine Noi Donne. Passo la parola un attimo alla nostra direttrice, se vuole esprimere un pensiero su questa sfilata e sulle donne che abbiamo visto in passerella. Buonasera a tutti, innanzitutto, le 10 ragazze sono veramente meravigliose, una più dell'altra, e si sono generosamente hanno investito in questo progetto. E un grazie chiaramente agli sponsor e un grazie doveroso a Nazareno di Noia, alla Festa della Voce che ci ha ospitato per la seconda edizione di questo Lady Curvy. Speriamo che ci sia poi in futuro anche una terza edizione. E insomma, viva le donne con le curve! E noi adesso siamo in attesa che la giuria ci dia il verdetto. Elenchiamo nuovamente le ragazze che stasera hanno sfilato qui in passerella, a cominciare dalla numero 1, Francesca Detrane, dalla numero 2, Imma Stano, la numero 3, Federica Calò, la numero 4, Silvana Blasi, la numero 5, Tiziana Anna Tatullo, la numero 6, Alessandra Puglia, la numero 7, Raffaella Giuranna, la numero 8, Silvia Delia, la numero 9, Ludovica Viterbo e per finire la numero 10, Federica Piccini. A questo punto possiamo far entrare il nostro presidente della giuria, Sabrina Lanzillotti, con la fascia. A cui diamo anche la parola su questa sfilata, su questa scelta che avete fatto con la giuria. Salve a tutti, ti do la busta. Scelta particolarmente combattuta, comunque veramente 10 bellezze diverse, ma forti, e veramente non è un luogo comune, vincitrici tutte. Vincitrici perché hanno trasmesso quello che è il messaggio fondamentale, amarsi a prescindere da tutto. Queste donne si amano ed è questa la cosa più importante. Ti ridò. Bene, io mi sento sempre una privilegiata perché so in anticipo i risultati, quindi so già chi sono le tre vincitrici. Quindi, cominciamo con la terza classificata. Quindi, la terza classificata è Federica Calò, la numero 3. Vediamola in passerella. E non quello che dici tu. Le rughe han troppi secoli oramai. Federica vince un accessorio messo in palio da Pensieri di Marta e un servizio fotografico realizzato da Salvatore Caraglia. La seconda classificata è la numero 7, Raffaella Giuranna. Le rughe di volo aperto gli propongono. E Raffaella vince la borsa messa in palio da Pensieri di Marta e il servizio fotografico realizzato sempre da Salvatore Caraglia. Bene, è il momento di sapere chi è la vincitrice. Vince la seconda edizione
della sfilata Lady Curvy 2016, la numero 2, in Mastano. Tus calcetines rojos. Il nostro presidente dalla fascia. Naranjas aún más rojas. Imma vince, quindi l'abito che indossa, il percorso benessere presso la masseria Grottella di Avetrana e il servizio fotografico messo in palio da Salvatore Caraglia. Bene, un applauso comunque a tutte le altre che non hanno vinto, che comunque meritano questo applauso in quanto sono state grandiose, fantastiche sulla passerella. Quindi prima classificata Imma Stano, seconda classificata Raffaella Giuranna, terza classificata Federica Calò. Grazie ancora a tutte voi. E mentre noi ci avviamo l'uscita, questa serata di musica continua. Continua con un gruppo strepitoso che canterà due canzoni di Dalla del 1971. Una canzone è una canzone che noi canticchiamo sempre in gruppo, in comitiva, e che persegue un po' l'idea di Lucio Battisti. Di Lucio Battisti, perdono, prima forse ho sbagliato praticamente dicendo Lucio Dalla, ma in realtà volevo dire Lucio Battisti, perdonate un pochetto l'emozione. E si tratta praticamente di una canzone che spesso cantiamo in comitiva e persegue un po' l'idea di Dalla di creare una canzone con piccoli accordi, e si tratta della Canzone del Sole. Mentre un'altra canzone è nata dal sodalizio artistico tra Battisti, Mogol e la Formula 3. E si tratta di Eppur mi sono scordato di te. Quindi sentiremo la Canzone del Sole, Eppur mi sono scordato di te, a voi gli amici di sempre. Scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, tipo dove l'acqua è più blu, niente di più, ma che disperazione nasce da una distrazione, era un gioco, non era un fuoco. Piangere salame dai capelli perderanno, è solo un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Eppur mi sono scordato di te, non le ho detto di no. Ti ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Dove l'acqua è più blu, niente di più, ma che disperazione nasce da una distrazione, era un gioco, non era un fuoco, non piangere sane dai capelli per grande, è solo un gioco, non era un fuoco, lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione, disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione,
ispirazione nascita, una distrazione nascita, una distrazione che ispirazione nascita, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Era un gioco, non ero poco, non piangere strame, dai capelli verde rame, solo un gioco, non ero un poco, lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Grazie. Davide, la chitarra zero, non si sente niente, è muta. Ho suonato a senso, niente. Né voce, né chitarra sul monitor, niente. Sì, sì, questo fischia, eh? Sì, sì, sì. Sì. Però vediamo se. Sì, sì. Pochissimo, si sente pochissimo. Sì. Vai, ma. Sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire assai, più allegro tutto sembra. E quel tuo sguardo che sorride tra noi, e quel tuo sguardo strano, il fiore dalla bocca e poi una ferma ti prego la mano, come
sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire solo una donna ormai. Io non conosco persone, sicuro che hai, forse chi sei, non so più chi sei, fai paura oramai. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, distruzze le tue risa. Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi, la fiamma è spenta o è accesa? O mare nero, mare nero, mare nero, un veri chiaro e trasparente come me. O mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Grazie agli amici di sempre. E mi sono divertita anch'io lì, ballavo, cantavo, perché le canzoni di Battisti, anche se sembra, a qualcuno può sembrare, cioè no, non conosco Battisti, però poi basta sentire le prime note, basta sentire le prime parole e tornano alla mente tante cose. Celebrando Battisti, noi infatti celebriamo non soltanto la musica, ma anche i testi, le parole, parole cantate. E di parole vogliamo parlare, continuare a parlare, di parole scritte però. E io chiamerei sul palco il direttore della Voce, Nazareno di noi, perché dobbiamo parlare del nuovo libro di Mimmo Olivieri. Mimmo Olivieri che, se lo vedete, ce lo mandate, e lì arriva, arriva, arriva. Il nuovo libro di Mimmo Olivieri, Il posto sopra le nuvole. E perché abbiamo voluto pubblicarlo, direttore? Ma intanto buonasera a tutti, siete veramente in tanti, e questo non può che farci piacere. Il libro di Olivieri è stata per noi una terapia. Olivieri, introduciamo subito il tema complicato della serata, il tema della disabilità. Mimmo Olivieri è un disabile, ha una disabilità di cui va anche fiero. Magari vi parlerà lui della sua malattia. No, io dicevo, per me la sua malattia è la malattia dello scrivere. Lui è pazzo della scrittura, ma nel vero senso della parola. Io l'ho addirittura... Lui pubblica io pubblico ogni giorno da almeno... Quanti anni sono? Che? 14 anni. Da 14 anni pubblico quotidianamente un suo pensiero, un suo racconto, e vi assicuro che quello che ho pubblicato e che pubblico è la decima parte di quello che fa in effetti. Io lo rimproverò anche perché, vero, dico, scrivi, basta, non mi mandare più niente perché ho abbastanza. Quindi, perché questo libro è semplice, è facile, intanto è un regalo che la Voce di Manduria vuole fare ad un talento manduriano, ad un vero talento della scrittura,
di cui mi onoro di aver fatto la scoperta, di essere stato io il primo a scoprire questo suo talento. Il perché del libro lo direi tu. Il perché del libro? Intanto perché sentivo il dovere di dire qualcosa su un tema scottante di cui qualcuno si è dimenticato, ma esiste ancora, come l'AIDS. Seconda cosa, volevo partecipare in qualche modo, perché se riesco a raccogliere qualcosa, non so, non finisco in tasca a me. Ho un progetto in testa, e un progetto mio. Comunque, a parte le cose mie, io vorrei ringraziare tutti i lettori della Voce di Manduria che mi sostengono, tutti, indistintamente. Voglio ringraziare, e credetemi che lo faccio davvero col cuore, lui, il direttore Reno Di Noi, che quando mi incontrò per la prima volta, che mi disse per la prima volta sei capace di scrivermi qualcosa, io avevo imboccato una china pericolosamente in discesa che mi stava portando nemmeno io so dove. Poi, con l'aiuto, la sua assistenza morale, a volte anche materiale, va detto, io sono una donna straordinaria, mia moglie che mi ha raccolto, passato in termine, dalla spazzatura per fare di me quello che sono adesso, i miei insegnanti, perché continuo tuttora a studiare. Io voglio ringraziare il mondo, e per la prima volta nella mia vita, per la prima volta assolutamente nella mia vita, voglio ringraziare Dio, perché mi ha messo davanti tante persone buone. Grazie Mimmo. Per chi vuole non acquistare, per chi vuole ritirare il libro di Mimmo Olivieri, magari lasciando un piccolo contributo che ci dirà poi a chi andrà questo contributo. Lui, un'altra curiosità, quando mi ha dato la bozza del libro da far stampare, mi ha già anticipato che è pronto già quello per l'anno prossimo, magari ne avrà anche qualcun altro, chissà quanti ancora. Va bene, grazie, salutiamo Mimmo Olivieri, grazie, grazie Mimmo. Ciao. Grazie a Mimmo Olivieri, tu direttore invece resta con me sul palco. Anche il titolo del libro di Mimmo Olivieri è bello, Il posto sopra le nuvole. Bello, eh? È un poeta. Direttore, quest'anno, lo ripetiamo, la Festa della Voce ha scelto come tema la disabilità, un tema che hai trattato spesso, molto spesso nei tuoi articoli. Hai dato voce, la Voce di Manduria ha dato voce attraverso gli scritti a degli amici che hanno parlato della loro vita, delle loro difficoltà. Uno di questi amici, alcuni di questi amici sono qui tra noi e li sentiremo poi, però ad un amico in particolare dobbiamo fare gli auguri, perché oggi è il suo compleanno. È il compleanno di chi, direttore? È dell'amico Piero Pizzi, è qui con noi in prima fila, un applauso. Auguri Piero. Quindi Piero ha voluto ricambiare, abbiamo discusso più volte attraverso le chat, attraverso la famiglia, la moglie, del programma della serata. Lui vuole ringraziare il pubblico per gli auguri, per l'applauso che ha appena ricevuto, e vuole lanciare anche un messaggio a tutti noi, alle istituzioni, agli amici e alla famiglia stessa. Purtroppo la sua malattia al momento impedisce di parlare, quindi per farlo ha utilizzato l'unico strumento che gli permette appunto di comunicare, il suo comunicatore digitale, con il quale, con l'aiuto della famiglia, ha registrato un messaggio che sentiremo tutti insieme. Buonasera a tutti i presenti. Questa sera ho l'opportunità di festeggiare il mio 54esimo compleanno più importante della mia vita. Non ho da darvi né torta né rinfresco, ma ho solo da dirvi due cose tramite il mio comunicatore visivo. Gli occhi sono l'unica cosa che posso muovere, da quanto questa bastarda di Sla si è impossessata del mio corpo, riducendomi ad un lucidissimo vegetale.
Ormai, quasi tutti voi credo che conosciate la mia situazione ed una delle cose che vorrei ribadire è il mio grazie. Grazie per la vostra solidarietà, per i vostri incoraggiamenti che tanto mi sostengono a lottare per la vita. Grazie per il vostro appoggio morale ed economico. Ringrazio anche le istituzioni per il sostegno, seppur limitato, di cui si fanno carico. A loro mi rivolgo per un appello importante, non solo per sostenere la mia condizione, ma anche per quella di tutti i malati non autosufficienti. Io come loro ho voglia di vivere. E per concretizzare questa volontà ho bisogno della quotidianità, quella che la gente sana svolge abitualmente. Una passeggiata, un'escursione al mare, la visione di una partita allo stadio, quelle azioni che sono vietate alla mia abituale stanza, con la quale combatto affinché non diventi la mia cella carceraria. Per esercitare il mio diritto alla vita ho bisogno dei mezzi opportuni ed è per questo che vorrei sollecitare l'amministrazione comunale tutta affinché possa abbreviare i tempi per la disponibilità di un furgone attrezzato al trasporto di disabili come me. Sino ad oggi solo imprese private ed associazioni mi hanno consentito di rivedere il sole. Ringrazio tutti voi per l'attenzione concessami, così come ringrazio tutta la redazione della Voce ed in particolar modo il suo direttore Nazareno Di Noi per il continuo appoggio che mi concede sempre. Infine e non per ultimo, ringrazio e ringrazierò sempre per tutti i giorni che mi rimarranno da vivere mia moglie Rosanna e i miei figli Vincenzo e Giorgia. Per favore continuate a somministrarmi la voglia di vivere. Piero Pizzi. Buon compleanno e buon compleanno ancora, Piero. Ci sono altri amici che hanno voluto essere qui con noi per parlare di loro. E, giù c'è Antonio. Eccolo qua, eccolo qua. Scopriamo chi sono questi amici, Antonio. Sono tornato tra il pubblico, anche se è davvero un momento molto toccante, difficile, ma il messaggio per la vita di Piero Pizzi è strabiliante. Io sono particolarmente emozionato, ma torno qui tra il pubblico perché ho due campioni paralimpici pazzeschi della nostra gara Manduria. Io mi devo accomodare e niente, insomma, sono stanco anch'io. Mi siedo qua vicino a Paolo De Vizzi, che è un campione straordinario di immersioni, record mondiale, tanta roba davvero, 34 metri nel minuti nel 2013, mi corregga perché io magari posso dire tante cavolate, nel 2009, ma oltre ai record è il messaggio ciò che conta e io le lascio subito la parola, prego. Buonasera a tutti, sì, nel 2013 ho stabilito un record di permanenza sott'acqua di 34 ore e 30 secondi, una passeggiata. Sì, poi sono stato battuto dopo 3 mesi, hanno fatto 50 ore. Poi lo scorso anno c'è stato un altro record di 51 ore e 23 minuti. Io quest'anno, tra 18 giorni, tenterò di battere questo record di 51 ore e 23 minuti. Il mio intento è arrivare a 60. Non è facile, però per i due anni che ci sto lavorando, credo di battere. Tornerò a Manduria vittoriosa. Questo mio record lo voglio dedicare a tutti coloro che con me hanno sofferto o soffrono, che nella vita nulla è possibile, ma tutto è possibile, basta voler fare. Voglio ringraziare la Voce di Manduria per avermi invitato qui e tutti gli sponsor che mi hanno sostenuto nelle spese. E poi i due miei amici che di avventura che mi stanno seguendo da 2 anni, Giuseppe Scagliusi e Claudio Olli. Spero di avere un bel pubblico mondiale a Santa Caterina di Marco, un bel sostegno, un sostegno mondiale. Concediamo un grandissimo applauso a Paolo De Vizzi che è qui con noi. Lo batterà il suo record, lo batterà e noi ci saremo tutti a
assolutamente vicini, quando davvero lo sport diventa, e anche la disabilità, un'opportunità per la vita. Un messaggio davvero importantissimo di Paolo De Rizzi, lo lascio al seggio, insomma, ho fatto il mio, l'ho occupata, ma qui vicino c'è un altro personaggio importantissimo, un altro campione paralimpico, italiano, insomma, internazionale, Leonardo Melle, un applauso gentilmente a cui concedo immediatamente la parola. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie a tutti. Ci provo ad alzarmi, non è facile. Grazie a tutti. Vai Leonardo, vai. Allora, dopo quello che è stato detto, è stato già visto, non c'è niente altro da aggiungere. Il vero campione qui stasera è Piero Bizzi, lasciatemelo dire. Noi possiamo anche vincere una medaglia, possiamo vincere una... Ma noi vince la più grande battaglia. E auguri di cuore, Piero. Vorrei fare un piccolo, se possibile, essendo una festa dedicata a noi disabili, a tutti i disabili del mondo. All'inizio serata è stato dato il filmato dei miei colleghi, amici e atleti paralimpici. Se gentilmente, se si può ancora dare un attimino a vedere e poi dedicargli ancora un applauso, perché se lo meritano tutti questi ragazzi. Io vi ringrazio a tutti e, come ha detto prima Paolo, come lo dimostra ogni giorno il nostro amico Piero Bizzi, tutto è possibile, non vi abbattete per nulla, combattete e non vi tirate mai indietro. Altri hanno detto che io non dovevo più svegliarmi dal coma, ma invece sono qui. Altri hanno pensato che non mi dovevo più alzare dal letto e invece mi vedete in piedi, e così pian pianino. Ora sono campione italiano paralimpico e 4 volte campione europeo. Adesso punto per la Coppa del Mondo. Dovevo andare a Rio nel mese entrante, ma purtroppo per via burocratica non ci sono andato. Pazienza, ci andrò fra 4 anni ancora più forte. Io vi auguro a tutti una bellissima serata, vi ringrazio veramente tutti di cuore. Grazie di cuore a te. Yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into. Yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence. But I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my heart is telling me. Yes, I can. I was just born today. I can.
Antonio, so che tra il pubblico c'è sia l'assessore Bullo che l'assessore Rossano, rispettivamente assessorato ai servizi sociali e allo spettacolo. Potresti accompagnarli sul palco? Certo che sì. Eccomi qua, sono vicino a Lorenzo Bullo, mi manca... Ecco, dov'è? L'ho visto. Lo spettacolo qui con noi. Qui. Li accompagno. Buonasera, assessore. Assessore, buonasera. Bene, io credo che l'assessore adesso è costretto a dire qualcosa. No, più che costretto, io Pizzi, Piero lo conosco da diverso tempo, è amico di mio padre, conosco bene il figlio. Nel messaggio che ci ha voluto lasciare questa sera, adesso faccio salire mia figlia perché altrimenti... Falla salire, Federica, altrimenti non mi lascia più, anch'io sono ostaggio di mia figlia. Però, ecco, nel tuo messaggio mi ha colpito i grazie che hai voluto dare a tutti. In realtà speravo che mi facessero salire perché ti volevo guardare negli occhi. Sono abituato a assumermi la responsabilità di quello che dico. Mentre tutti guardavano il video, io ho notato un gesto di tuo figlio che mi ha lasciato senza parole, perché anche io non vivo un bel momento con mio padre. Ti ha fatto una carezza che secondo me ha racchiuso quello che è il senso di questa serata, perché in fin dei conti tu combatti una malattia, ma le persone che ti sono a fianco combattono insieme a te, e ha avuto un gesto tuo figlio, una carezza che mi ha... Io lo capisco, io lo comprendo, e ti faccio una promessa. Io mi sono mosso, mi sono informato su questo intoppo burocratico per questo benedetto furgone che ti avrebbe consentito di andare al mare, il nostro mare. Troppo spesso la burocrazia si blocca per le persone come te o per le cose importanti, e invece ci sono delle accelerazioni per cose che francamente ne potremmo fare ancora a meno. Io ti prometto, come Lorenzo Bullo, non come assessore, come tu mi conosci, che io farò di tutto per cercare di darti soddisfazione e per cercare di dare voce a te e soprattutto a tuo figlio, perché ha dato una lezione a tutti, ha fatto una carezza che non dimenticherò mai. Grazie. Io sarò breve perché il palco, non amo molto il palco, mi piace più stare dietro le quinte. Io sono orgogliosissimo, sia come amministratore e come cittadino, che queste iniziative facciano parte della programmazione estiva che io fortemente ho voluto insieme agli altri miei colleghi amministratori. Sono iniziative che devono far sensibilizzare l'opinione pubblica, che a volte dimentica la disabilità. Io ringrazio il direttore Nazareno Di Noi, che questi tre giorni ci ha regalato cultura, emozioni, e ci ha fatto anche stasera riflettere. Grazie, direttore. Un ultimo saluto e vi lascio il palco. Vorrei ringraziare il sindaco di Avetrana, Antonio Minò, che in qualità di presidente dell'associazione Avetrana Soccorso ha permesso la mobilità all'amico Piero. Ringrazio anche due collaboratori, due soccorritori che hanno sostenuto questo impegno, Rezio e Vincenzo Gennari. Grazie a tutti. Buon divertimento. Bene. Alle nostre spalle, Antonio, credo che siano già pronti. Sì, sono pronti. E un gruppo che ha un nome che poi me lo farò spiegare. Rei Veda. Ci propongono due noti brani di Battisti. Il tempo di morire e pensieri e parole. Ascoltiamoli. I Rei Veda.
Buonasera a tutti. La cantiamo insieme, raga. 10 HP, tutta cromata, e tu a 16, sì, mi costa una vita. Ragazzi, mi fate sentire un po' le voci? Per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei. Però la facciamo diversa, che dici? Dai, dai, la facciamo diversa, la proponiamo in una maniera diversa. Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a 13, sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato. E so che guarirei. Ragazzi, mi serve la voce? Non dire no. Mi fate sentire un po' la voce? E non dire no. E non dire no. E non dire no. Lo so che ami un altro, che si possono fare, io sono disperato, yeah, perché ti voglio, perché ti voglio amare, come fa? Non dire no, non dire no, non dire no. Pietro, signori! Alla chitarra Tony Giusto! Alla voce Nicky Bandari! Non dire no, yeah. So che ami un altro, ma che ti posso fare? Io sono disperato, perché ti voglio, perché ti voglio amare. Forse non dire no. Non dire no. Non dire no. Non dire no. Sì!
Il prossimo pezzo che vi proponiamo è un pezzo spettacolare, un pezzo di Lucio Battisti che ci rappresenta, insomma. Come Il tempo di morire, invece, questo abbiamo voluto renderlo, diciamo, meno nostro e seguire quella che era la scia di Lucio, chitarra e voce. Per voi, pensieri e parole. Sei solai, che ne sai, è di un mondo tutto chiuso, una via, è di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai, conosci me, la mia realtà, tu sai che oggi morirei. Però mi sta, conosci me, io non ho mio, tu sola sai se è vero o no, e credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura di essere preso per mano, che ne sai, l'amore mio è roccia ormai, e sfida il tempo e sfida il vento, tu lo sai, sì tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, nostra già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara, non odiarmi se vuoi, avanti a te ci sono io, dammi forza mio Dio, un altro uomo chiedo adesso perdono, e nuove notti e nuovi giorni, cara, non odiarmi se vuoi. Grazie, grazie mille. Irei Veda, ancora un applauso. Io so che c'è un momento che noi non abbiamo programmato con Irei Veda. E certo, è una cosa scontatissima. Vabbè, deve arrivare lo smartphone, altrimenti dovremmo porci col classico momento del selfie, visto che siete tantissimi. Io col faro non vedo nemmeno gli uomini seduti lì sul fondo, ma la platea è stracolma. Che facciamo? Arriva il cellulare, la dobbiamo comprare, che dobbiamo fare? Eccolo! Li facciamo alzare le mani, alziamo ste mani, proviamo a dipingere questa serata con ste mani in alto, eccole qua, sono arrivate, per la gioia di tutti noi, che devo fare? Sto qua, coi Reveda, che grande momento, ecco. Bene, congediamo i Reveda che hanno dato spirito a questa serata, hanno inciso anche loro e adesso ci abbandonano perché è arrivato il momento di due brani fondamentali del repertorio di Lucio Battisti. Io vivrò senza te e l'intramontabile.
corretto. Ah, siamo tornati con la mano patata del buon Di Giacomo. Facciamoli un applauso, poverina, ha lasciato la regia. Arte Music che ci supporta e ci sopporta, come sempre dicono, ma li seguo tutta l'estate. Dicevo, prova a ricapitolare un momento molto difficile. Dopo Reveda è il momento di due brani fondamentali di Lucio Battisti. Il primo è Io vivrò senza te e poi Mi hanno bloccato sull'intramontabile emozioni. A cantarli per noi è Serena Calò. Un applauso.
vede a un passo per ritrovare se stesso, parlare con un pescatore d'ore d'ore, non sentir che dentro qualcosa muore, e ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa.
arrivati alla settima edizione della Festa della Voce di Manduria, è partita ed è terminata anche una clip, perché adesso è un altro momento molto importante, molto delicato. È stata una serata che ci ha trasmesso fino adesso emozioni a non finire. Chiamo qui sul palco ancora una volta il direttore della Voce di Manduria, Reno Di Noi. Non sta? Ecco qua, venga qui direttore, e poi la moglie del compianto Roberto Erario, Vanna Pizzaleo, accogliamole con un applauso, grazie. Buonasera direttore, le lascio subito la parola. Grazie, è un momento difficile dopo questo momento toccante della serata. Era una promessa che avevamo dato ai nostri lettori, della, appunto, toccare un punto debole, farlo con delicato e farlo con delicatezza, non è facile. Ci siamo riusciti grazie alla bravura dei nostri collaboratori e amici, che ringrazio tantissimo. Quindi, Vanna, adesso tocca al consueto premio che facciamo. Ogni anno cerchiamo di premiare un personaggio locale, un'eccellenza locale che magari non viene riconosciuta dagli organi di informazione nazionale, ma che meriterebbe tutta l'attenzione possibile, quella che diamo noi. Il personaggio di quest'anno è un personaggio che ci sta particolarmente a cuore perché è un nostro collaboratore, lo presentiamo anche con un certo imbarazzo. È uscito sul video Roberto Bascià, il nostro ex direttore artistico della Festa della Voce del Manduria, lo invitiamo sul palco. E a lui quest'anno tocca il premio Roberto Erario, anche questo dedicato, intitolato ad una nostra eccellenza che purtroppo è venuta a mancare. Abbiamo qui la moglie. E passo subito la parola a Vanna, che spiegherà perché abbiamo scelto assieme a lei l'amico Roberto. Ma io penso che il video che abbiamo visto sia stato più che eloquente. Io a Roberto sono legata anche da sentimenti umani, oltre che musicali, perché lo conosco da tanto tempo. Conosco la sua bravura, conosco la sua professionalità da quando era bambino e sono convinta che non ci possa essere stato... Non poteva esserci un'altra persona che me avrebbe meritato il premio come te. Scusatemi, ma sono emozionata, molto. Anche perché, ripeto, ho dei sentimenti nei suoi confronti che sono di lunga data, di vecchia data. Quindi, con tutto il cuore, Roberto, te lo consegno, da Roberto. Prima di passare la parola a Roberto, vorrei sottolineare un'altra particolarità di Roberto, oltre alla bravura. Non so se avete fatto caso, se avete notato, Roberto quando va fuori dall'Italia dice che è di Manduria. Cioè, in genere quando un artista diventa famoso oltre le mura della propria città, bene che ci vada per noi locali, dice che è pugliese o tarantino al massimo, della provincia di Taranto. Poche persone hanno la sensibilità, come l'amico Roberto, di dire che è di Manduria, di essere fiero di esserlo. Vero? Sì, grazie. Non si può non essere fieri delle proprie radici, perché io credo che i luoghi, le abitudini, i paesaggi in un certo modo indirizzino la sensibilità di un artista, e quindi quando l'artista suona da qualsiasi parte in Italia o nel mondo sicuramente si porta dietro la sua città natale, sicuramente sì. E quindi da un po' di tour io chiedo il patrocinio morale alla città di Manduria, e mi piace anche, vista la presenza del sindaco di Avetrana, anche il patrocinio morale della città di Avetrana, alla quale mi lega un sentimento di profondo affetto. Non è facile adesso trovare le parole giuste per ringraziare, perché è veramente un turbinio di emozioni. Innanzitutto risalire su questo palco sotto una nuova veste, e quindi capisco tutto quello che si sta vivendo adesso qui dietro le quinte, che voi non potete vedere completamente. Ritirare un premio
intestato a Roberto Erario, intitolato a Roberto Erario, non è cosa semplice, perché io non è una responsabilità semplice, perché ho conosciuto Roberto quando io ero adolescente. E io ricordo che facevo le carese sulla pancia di Vanna che aspettava Cristiano, al quale va il nostro abbraccio e il nostro applauso e il nostro saluto. Quello che mi ha sempre colpito di Roberto era l'essere istrione, perché Roberto è stato un istrione. E il suo essere istrione l'ha portato, l'ha accompagnato in tutti i momenti della sua vita. Anche quando quel suo essere istrione è servito a prendere e a recuperare la fiducia della gente, lui ci ha puntato tutto e ci è riuscito. Perché la fiducia per un artista è tutto. Ma non solo per un artista, per ognuno di noi che abbia qualcosa di esprimere. La fiducia è tutto. E oggi con questo premio in mano io volevo ringraziare tutte le persone che hanno avuto fiducia in me. Volevo ringraziare Gianni Vico e Maria Rosaria Coppola. Gianni mi ha affidato quando ero 19enne, 20enne i suoi brani, li abbiamo arrangiati ed è cominciata quella splendida avventura che sono i Cantacunti. Io sfido tutti a trovare un gruppo più longevo del nostro dopo i Pooh, insomma, lasciamo il primato ai Pooh e dopo i Pooh forse ci siamo noi. Volevo ringraziare anche i dirigenti scolastici con cui ho collaborato, la direttrice Lo Martire, che è stata la prima a introdurmi nel mondo della scuola, e attraverso il suo ricordo volevo ringraziare per esempio per la fiducia che ogni volta mi accordano i miei alunni e loro famiglie. Volevo ringraziare chi ha deciso con me di fidarsi talmente tanto da costruire una famiglia. Volevo ringraziare chi addirittura pensa e mi affida la direzione artistica di due edizioni della Voce. Ecco, io credo che la fiducia sia davvero per un artista, ma per tutti, la cosa fondamentale. E siccome oggi, questa sera, sono io con questo premio in mano, con molto piacere dedico questo premio alle prime due persone che hanno avuto fiducia in me a prescindere, perché non mi conoscevano come professore, come musicista. Lo dedico ai miei genitori. Grazie. I momenti toccanti non finiscono qui, dopo ce n'è un altro ancora più importante dal punto di vista emotivo. E prima di passare la parola ai professionisti, voglio dire due parole al figlio di Vanna, a Cristiano. In genere noi era nostra usanza, dopo il premio, far esibire il figlio di Roberto Erario, artista eccellente anche lui. E quest'anno questo non è stato possibile. Aspettiamo il prossimo anno per farlo. Sì, aspettiamo il prossimo anno perché diciamo che c'è stato un piccolo incidente di percorso che fortunatamente si sta risolvendo in maniera positiva. Io a questo proposito vorrei, scusatemi, ringraziare... Vorrei ringraziare il reparto di oncologia, magistralmente diretto dal dottor Pisconti di Taranto e Moscati, non solo perché per la professionalità che tutti i giovani medici dimostrano, la dottoressa Mia, Russo, D'Alessandro, tanti, ma perché hanno un'umanità che facilmente si riesce a trovare. Molte volte si pensa che andando lontano, andando via, i cosiddetti viaggi della speranza, e magari non ti accorgi o non sai che le cose migliori possono anche essere dietro l'angolo e ti possono dare tanta forza e coraggio. Arriveremo. Grazie. Adesso vi lascio alla musica. Quanto è difficile, questa è una serata davvero tanto, tanto impegnativa. Roberto Bascià rimane qui perché è il momento di chiamare sul palco Gianni Vico, premio Roberto Erario del 2015. Dove sta? Ah, eccolo! Con un teletrasporto è arrivato qui sul palco in 448, loro eseguiranno dei noti brani di Battisti, di cui però non vi dico assolutamente nulla. Un applauso!
Provassi. Un attimo, maestro. La chitarra di Roberto non c'è, Davide. Perché non va.